Ciao a tutti, sono Bonfi. Oggi andremo a vedere l'evoluzione dei tridenti d'attacco del Barcellona durante il corso degli ultimi 10 anni, quindi dal tridente del 2007 fino all'attuale con Ousmane Dembélé. Quindi andiamo subito a vedere quello del 2007, però prima di tutto io vi ricordo di mettere mi piace a questo video e di farmi sapere qua sotto nei commenti qual è il più forte secondo voi. Fatemi sapere la vostra, io poi vi dirò la mia. Allora, partiamo da quello del 2007, formato da Ronaldinho, Eto'o e Messi. Possiamo subito vedere che è un grandissimo attacco. Messi ci accompagnerà per tutta quanta la nostra vita, fino a quando moriremo. Eto'o tra un po' se ne andrà. Ronaldinho è l'unico anno in cui è presente in questo tridente. Tridente che ha vinto un po', tridente veramente molto forte. Forse giocava in modo diverso dal Barcellona che conosciamo adesso e che conosciamo da qualche anno. Comunque era un primo assaggio di quello che poi sarà diventato il Barcellona pochi anni dopo. Passiamo adesso a quello del 2009, formato da sempre Eto'o e Messi, ma al posto di Ronaldinho abbiamo Henry. Ronaldinho se ne va, il suo posto lo prende Henry, e questo secondo me è uno dei migliori che vedremo oggi, perché questo era veramente un tridente fenomenale. Champions League, dire che era forte è poco, era una bestia, era veramente 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 forte. C'era quell'Henry che faceva magie, Messi che non era più il giovane venuto dal niente che era riuscito a tirarsi una squadra, e Eto'o comunque era la solita punta. Quindi questo uno dei forse tridenti più amalgamati che vediamo tra quelli di oggi. Adesso passiamo a quello del 2010, perché è formato da Henry, Ibrahimovic e Messi. Tecnicamente tutti e tre i giocatori sono veramente forti, ovviamente, però Ibrahimovic forse destabilizzava un po' il tutto, perché ovviamente al Barcellona non si è mai trovato con Guardiola. Sempre ci sono stati questi problemi interni che comunque forse non l'hanno portato ad essere quel tridente che doveva essere magari in un universo alternativo. 2011, formata da Pedro, Villa e Messi. Quindi Villa, Henry e Ibrahimovic, dentro Pedro e Villa. Una vittoria di Champions League per questa squadra. Ha vinto la Champions in finale contro lo United all'Old Trafford. Era forte, però quello era il Barcellona proprio dei sogni. Quel Barcellona era fuori di testa, con un Xavi e Iniesta due pazzi, Messi che era il Messi che si saltava pure, non so, si aveva davanti una casa, si saltava la casa, si saltava qualsiasi cosa, Villa in una condizione esagerata e Pedro che comunque pure lo era. Passiamo adesso a quello del 2013, dopo aver visto quello del 2011 che era fenomenale. 2013, tridente formato da Pedro, Sanchez e Messi. Se ne va via, il suo posto lo prende Alexis Sanchez, Messi ovviamente c'è sempre, Pedro rimane, Sanchez è ancora qui. Questo forse tatticamente e tecnicamente, se proprio dovessi trovare l'angolo del paio tra tutte queste squadre che stiamo vedendo oggi, è forse il più scarso, tra virgolette ovviamente, perché si parla di giocatori come Messi, Sanchez e Pedro, però se andiamo a confrontarlo agli altri anni che abbiamo Ronaldinho, Eto'o, Henry, Ibrahimovic, Villa, poi avremo Neymar, Suarez, bla 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 bla, forse è il più scarso e si parla comunque di una cosa che tipo in Serie A non ci sarà mai nella vita. Passiamo adesso al tridente del 2015, quindi l'ultimo che conosciamo giocare, che abbiamo visto giocare, formato da Neymar, Suarez e Messi. La MSN, che secondo me è il tridente più forte che vediamo oggi, perché solamente i numeri dicono tutto, dicono di forse il tridente più forte mai visto nella storia del calcio, stando strettamente legati ai numeri. E magari perché no, forse lo è veramente anche staccandoci dai numeri, perché si trattava ovviamente di un tridente fortissimo. Ha dovuto subire magari il Real Madrid, perché in quegli anni è uscito anche quel Real, questo Real che conosciamo, fuori dal mondo. Però comunque si tratta di una squadra tecnicamente, tatticamente e prendendo anche i giocatori singolarmente di un livello incredibilmente altissimo. Però adesso andiamo a vedere il Barcellona che sarà, perché il Barcellona di quest'anno, il Barcellona senza Neymar, si è parlato tanto di chi sarà il sostituto di Neymar. Il suo posto lo prenderà Ousmane Dembélé, classe 97, dal Borussia Dortmund, circa 150 milioni di euro in totale. Tridente formato da Dembélé, Suarez e Messi.
ancora non posso esprimermi perché c'è ancora tutto da vedere, chissà come giocherà poi Dembélé al Barcellona. Magari bene lo farà, perché comunque si tratta di una squadra con Iniesta, Messi, Suarez, giocatori già esperti che sanno cosa fare e sanno come farlo, soprattutto con un giocatore del 97 che può ancora crescere tantissimo, margini di crescita enormi. Però bisognerà vedere se è la scelta giusta. Sono tanto curioso e chi lo sa. Secondo me il tridente più forte tra quelli che abbiamo visto è Neymar, Suarez e Messi. Perché sì, l'abbiamo visto, è uno dei miei tridenti preferiti di sempre, uno dei miei attacchi preferiti, si conoscevano benissimo. È stata veramente una brutta perdita per il calcio, proprio perdere Neymar al Barcellona, perché era proprio bello vederli giocare. Quindi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, qual è secondo voi il tridente più forte, fatemi sapere l'anno, e se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta. Da buon fe tutto, ciao a tutti.